Buona giornata. Questa settimana, dopo esserci occupati dell'andamento dell'epidemia, dopo aver dato naturalmente le informazioni di servizio e aver registrato anche alcuni commenti alle parole del nostro Vescovo e soprattutto alla grande preghiera di Papa Francesco in una piazza San Pietro vuota venerdì scorso, ci siamo interrogati su quali realtà, quali fasce sociali rischiano di restare indietro in questo ritmo che per tutti è rallentato. Qualcuno si ferma, qualcuno rimane appunto bloccato. Abbiamo riconosciuto alcune realtà, i lavoratori senza reddito perché sono stagionali o perché sono rimasti senza lavoro. Come registra anche l'osservatorio della Caritas, c'è una difficoltà che li costringe anche a chiedere l'aiuto dei pacchi viveri. E poi le persone con autismo che faticano a sopportare la restrizione forzata, come tutti quanti si trovano poi a fare i conti con una disabilità, magari anche psichica. Abbiamo fatto un affondo sulle collaboratrici familiari, una delle categorie più esposte, come risulta anche dalle loro associazioni. Infine il tema della fragilità delle relazioni familiari, dove la convivenza forzata rischia di essere anche esplosiva. I nostri lettori, ricordo che l'accesso è gratuito anche online a Vita Trentina, troveranno anche un curioso lessico, un dizionario che recupererà il significato di tante parole che sentiamo usare in questi giorni, da Corona Bond fino a webinar.